Sono state settimane lunghe perché la pausa campionato non è mai il massimo per nessuno. Abbiamo lavorato tanto e ora tocca dimostrare, insomma, su quello su cui abbiamo lavorato e che il nostro mister, insomma, ci ha abbastanza bombardato in queste settimane. E quindi migliorarsi in vista poi di un campionato che invece è molto, insomma, severo. Cioè, venivamo comunque da una serie di gare vinte e avevamo trovato un bel ritmo, quindi è sempre difficile ricominciare. Ci aspetta una gara comunque difficile, principalmente perché è una squadra che, tra parentesi, diciamo, in questo momento non sappiamo neanche come è messa, diciamo, in campo. Ci sono probabilmente delle novità che non sappiamo con certezza, però sicuramente è una squadra che difende tanto, una squadra che ha dei giocatori con centimetri, quindi sicuramente sarà tosta. Colgo l'occasione per invitare tutti al palazzetto, ore 17:30, mi raccomando. Abbiamo bisogno del vostro calore anche perché effettivamente il palazzetto è freddo e abbiamo bisogno di persone che lo scaldino in tutti i sensi, quindi vi aspettiamo. Veniamo da un periodo prima della pausa sicuramente molto positivo per noi. Riprenderemo il giorno 13 con Castellana, una squadra che adesso milita nelle zone basse, ma che secondo me fra tutte quelle che appunto sono giù è quella che è più attrezzata. Fra le altre cose si è rinforzata prendendo sicuramente la palleggiatrice e forse qualche altro elemento. Quindi non sarà sicuramente una ripresa facile, dobbiamo stare sul pezzo e molto concentrate per cercare di fare bene. Noi stiamo abbastanza bene, sicuramente questa pausa non fa bene a nessuno, come ho detto prima, però appunto è per tutti, quindi cercheremo di dare filo da torcere. Affronteremo queste altre due giornate con Castellana e Catania fuori casa, UB Catania. E poi purtroppo avremo un altro mesetto di pausa e quindi sicuramente in quel mesetto dovremo attrezzarci per continuare a giocare, fare amichevole anche con squadre maschili, perché qua purtroppo come femminile abbiamo ben poco in questa parte della Sicilia. Quindi non è un bene per nessuno quando si ferma il campionato un mese, ma in questo caso non si ferma, si ferma per noi perché è coinciso la prima giornata che dovevamo giocare con Villa Franca, che si è ritirata, come sapete. E poi avevamo il turno di riposo, unita con la pausa dell'andata, la Coppa Italia, eccetera, eccetera, staremo fermi appunto un mese e passa.